Signore, Padre Santo, Re Eterno, Tu che hai creato l'universo e che Ti sei compiaciuto di donarci la Chiesa come segno, come promessa per la vita eterna. Tu che hai detto a Pietro che le porte degli inferi non prevarranno su di essa, Ti preghiamo. Benedici il Papa, proteggilo, custodiscilo. Ti preghiamo per il collegio episcopale, Ti preghiamo per questa parrocchia, per il parroco, per i presbiteri di questa parrocchia, Signore, che Tu possa custodirli sempre e benedirli, e per tutti quanti donano la loro vita per Te nel clero. Per questo Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore Padre Santo, Tu che attraverso l'Apostolo Paolo ci hai detto di pregare per i nostri governanti, affinché possiamo condurre una vita serena, Ti preghiamo, Signore, benedici coloro che reggono le sorti dei popoli, coloro che hanno il potere di emanare le leggi. Signore, benedicili, Tu che vuoi che ognuno giunga alla conoscenza della verità tutta intera. Signore, rivelati a loro, fa anche loro il dono della fede, che possano vedere cosa è bene e cosa è male per i popoli. In questo tempo, Signore, Ti preghiamo in particolare perché possano sempre difendere la vita dall'inizio alla fine. Ti preghiamo anche, Signore, che Tu possa ispirare loro di proteggere la famiglia. Ti preghiamo per questo, Signore, e che Tu possa sempre custodirli e benedirli. Per questo Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Padre Santo, Tu che hai creato ognuno degli uomini che abita la terra, Tu che conosci nel profondo i loro cuori, le loro sofferenze, Ti preghiamo, Signore, per i poveri, per gli ultimi, per quelli, anche per i poveri di questo paese, Signore, per quelli che stanno a chiedere l'elemosina. Ti preghiamo per le prostitute, Signore, e per tutti quelli che vendono, non il loro corpo, ma che si vendono per un idolo che non può salvarli. Ti preghiamo, Signore, per quelli che oggi, in questo momento, pensano di togliersi la vita. Signore, fatti presente. Signore, Ti preghiamo, benedicili, custodiscili, mostra loro il Tuo volto, fatti trovare in questo momento, Signore. Per loro Ti preghiamo. Ascoltaci, ispirato attraverso la Vergine questa realtà, questo carisma nella Tua Chiesa, in obbedienza a Pietro, Ti preghiamo, Signore, per il cammino. Ti preghiamo, Signore, per chi lo ha iniziato, per le persone delle quali Ti sei servito affinché potesse giungere anche a noi. Ti preghiamo per Chico, per l'anima di Carmen che possa stare al Tuo cospetto, per Padre Mario, per tutti i catechisti. Ti preghiamo, Signore, per quanti ogni giorno, anche lontano da casa, nelle missioni, donano la loro vita per Te. Ti preghiamo, Signore, per le comunità che sono qui presenti, che Tu non faccia mai mancare il Tuo Spirito, che possiamo stare sempre attaccati a questa vite, che non ci secchiamo mai, Signore, ma che possiamo stare sempre alla Tua sequela. Ti preghiamo, Signore, per questi sposi che oggi sono qui, che Tu li possa sempre difendere dagli attacchi del demonio che vorrà separarli, ma Tu, Signore, sei fedele. Per questo Ti preghiamo.
Fai piangere un po' lei. Signore Padre Santo, ti ringrazio per questo giorno che mi doni, perché è merito tuo e una tua grazia. Ti rendo lode per questo. Ti ringrazio per il dono della vita. Ti ringrazio per il dono dei miei genitori, della mia famiglia, che tu possa benedirli sempre. Ti prego per i miei testimoni di condurre la loro vita sempre, ma che possano essere un esempio del tuo amore per me. Ti prego per la mia comunità, per la comunità di Valentina, che tu possa sostenerli sempre nel cammino. Ti ringrazio per l'abbondanza dei presbiteri. Ti prego per tutta l'evangelizzazione, per tutti noi qui riuniti, per tutti i miei invitati, per i miei amici, per i miei colleghi, che possano conoscere anche loro il tuo amore e la tua potenza. Ti chiedo il dono della fede, della conversione e del discernimento. Per questo ti prego. Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, io ti ringrazio per il dono della vita, ti ringrazio per avermi donato mia mamma, mia sorella, mio papà, questa famiglia, per avermi fatto conoscere Paolo, per avermi invitato a nozze con te quest'oggi. Ti prego di benedire il mio matrimonio, di benedire Paolo, di donarci sempre il tuo Santo Spirito, Padre, per poter scegliere ogni giorno di stare con te. Donaci la forza davvero, insegnaci ad amarci, a perdonarci e ad aver misericordia l'uno dell'altro come tu lo hai ogni giorno per noi e per i nostri peccati. Ti prego per tutte le persone qua presenti, affinché possano conoscerti anche loro, possano beneficiare anche loro del tuo amore e della tua misericordia. Ti ringrazio per il dono della castità, per averci fatto questo grande dono che ci ha portato alla vita, che ci ha portato a giungere a te quest'oggi, e per questo io ti prego. Ascoltaci, o Signore. Le preghiere sono state esaustive.